Allora, eccomi qua. Allora, oggi cosa voglio fare? Voglio fare uno sfornato di carciofi con patate. Ho comprato i carciofi già, diciamo, con la parte esterna e le spine tolte. Poi ho preso il carciofo, l'ho messo in verticale così e l'ho tagliato a spicchi. L'ho messo qui nell'acqua una mezz'oretta in ammollo. Poi useremo del formaggio parmigiano reggiano a cubettini. Qui ho del lauro perché mi piace usare ogni tanto, tanto un sacco di piante. La teglia, ho già preparato la teglia con dell'olio, ovviamente olio super buono extravergine d'oliva. E le patate nel frattempo le sto facendo bollire. Facciamo un 20-25 minuti, faccio bollire le patate. Poi, una volta che sono abbastanza morbide, le faccio freddare un attimo e poi farò bollire i carciofi 20-25 minuti. E dopo preparo lo sfornato con formaggio, un mix di formaggio tagliuzzato a cubetti con come si chiama? Oh mamma mia, non mi viene il pangrattato, che sarebbe questo qua praticamente. Farò un mix. A dopo, bye bye.